Sono tappi, tappi noi. Adesso ti seguo per tutta la sera, così. Insieme e che cos'è in generale, qual è il filo rosso che attraversa tutta questa esposizione. Quindi Mattia, prego. Funzionerà. Sì. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. E un primo ringraziamento appunto a Sara e Marta che hanno avuto tantissima pazienza. Sì. Non avete idea. E, dopodiché sarò brevissimo, non ho intenzione di scendere molto nei dettagli. Volevo solo puntualizzare un po' il tema, visto che il nostro lavoro a quattro mani è un po' particolare, non ci siamo cimentati in un'unica opera intesa in senso tradizionale. Siamo partiti da un'idea, da un concetto, da un discorso. C'è stato un lungo lavoro, diciamo, di costruzione del tema. E il tema che ci interessava era la lettura, proprio perché entrambi siamo un po' affascinati da quello che è il segno e il segno che si trasforma in lettera e di conseguenza la comunicazione che ci può essere con un altro soggetto. A partire da questa prima idea, poi siamo scesi nelle profondità della lettura fino ad arrivare a quel momento interessantissimo e forse un po' sottovalutato proprio per il fatto che ci sorprende in momenti particolari, che è il momento in cui leggendo ci addormentiamo, che è un momento che magari tutti conoscono, un momento stranissimo in cui non ci si sente completamente svegli, l'attenzione cala, insomma tutta una serie di fenomeni ai quali non siamo abituati, non possiamo abituarci giustamente. E quindi questa è stata la scintilla per il racconto che abbiamo cominciato a disegnare, a scrivere, a dipingere. Io vi invito, per quanto riguarda i miei libri, proprio a prenderli, non lasciarli sui leggii così come sono. Prendeteli in mano, frugateli, e utilizzateli come se fossero uno strumento qualsiasi, uno strumento della quotidianità, perché questo è, sono solo un po' più strani e grandi, non so, hanno meno pagine, quindi magari annoiano di meno. Vabbè, e ringrazio anche Ian per essere stato, insomma, un validissimo per me, compagno di lavoro, e per me è stato un onore lavorare con lui. Grazie a tutti voi. Per darvi un attimo le coordinate della mostra, che appunto i libri sono opera di Mattia Campodall'Orto, che da diversi anni si cimenta proprio in questo particolarissimo genere che è il libro d'artista. E anche sempre di Mattia Campodall'Orto sono le installazioni, le piccole installazioni che troverete sparse per tutta la galleria. E i lavori di Ian sono invece sono quelli disegnativi a muro. E
osservateli per bene perché sono molto interessanti. Grazie. Volevo ricordarvi che, anzi ricordarvi, informarvi che i ragazzi hanno scritto un testo per, non so, cercare di spiegare ancora meglio il lavoro che hanno fatto, e lo trovate nel banchetto proprio qua all'ingresso, solito banchetto con il solito foglio che facciamo per ogni evento. Niente, ringraziamenti anche questa volta Basta Leamma, Giulio De Vita, Giuseppe Collovati che ci ha anche preparato una fantastica playlist per la serata, e Carlo Apostoli per la grafica, e ricordiamo a proposito di grafica che la prossima settimana, no, fra due settimane, l'ultimo appuntamento, verrà anche presentato il nostro catalogo, e Maurizio Capobianco per gli articoli, che ci scrive sempre sul Messaggero, la Banca Friuladria e DTG. Bene, tutto. Ciao. Attenzione, siamo dimenticati del cibo, che questa volta troverete dentro dei cartoccetti laggiù, e quindi ringraziamo sempre i ragazzi di R18 che ci fanno le loro opere col cibo. Ciao.